Buongiorno cantanti, sono Cheryl Porter, la cantante e il vostro vocal coach. È da tanto tempo che io volevo fare una serie di video per aiutarvi a migliorare la vostra tecnica vocale. Per voi che mi conoscete come cantante o anche come coach, sapete che per me la tecnica vocale e la nostra espressione artistica vanno insieme. La tecnica dovrebbe essere al servizio delle nostre emozioni e non viceversa. Ma tantissimi di noi abbiamo tanto da esprimere, tanto dentro nostra anima che noi vogliamo dare e non riusciamo con la poca tecnica vocale che abbiamo. La lamentela che io sento di più in assoluto dai cantanti è: Cheryl, io mi sento bloccata. E considerando che la musica e nostra voce è proprio per trasmettere le nostre emozioni, non c'è niente di più triste. Vedo una marea di problemi di cantanti che studiano un sacco di anni, problemi che dovrebbero essere già risolti all'inizio del loro percorso. E quando io faccio notare un certo problema, un cantante spesso mi dice: sì, lo so, ma se lo sai, perché ce l'hai ancora? Il fatto è che state facendo esercizi sbagliati, nel modo sbagliato, esercizi troppo facili e anche esercizi che non servono per risolvere quel problema in particolare o per crescere. È chiaro che se tu continui a fare gli stessi esercizi da tanto tempo e tu non noti miglioramenti, c'è qualcosa che non va. Non puoi pretendere di mettere una mascherina e fare per 20 minuti e credere che magicamente tutti i tuoi problemi vocali possano risolvere, perché tutto il nostro miglioramento tecnico dipende dal tipo di allenamento che noi stiamo facendo. Quindi benvenuti in questa serie Cheryl Porter Vocal Workout, dove io vi do esercizi vocali, alcuni abbastanza tosti, per aiutarvi a risolvere i problemi specifici e anche i problemi che io vedo più spesso. Quindi buon lavoro cantanti! Allora, innanzitutto per me la tecnica vocale è divertentissimo. Cosa vuol dire? Che anche i nostri esercizi dovrebbero essere divertenti. Questo è un esercizio scritto da me che collega i vocali, il cambiamento di registri, lavora sul diaframma e anche la nostra agilità vocale. I-E-A-O-U, poi lavoro di diaframma in su, cambio di registro all'ultimo momento e poi cambio di ottava. Quindi iniziamo, buon lavoro! Yeah. E-A-O. Vai. Dividere bene i vocali, cantanti. Dividili bene. Vai. E-A-O. Come on. Respiro. Yeah, you got it. E-A-O. Come on. Che divertente. Yeah. E-A. Dividi bene, mi raccomando. No, E. Discesa. E-A. Come on. E-A-O. Chiudili bene cantanti, mi raccomando. Yeah, that's right, bravi. Come on. E-A-O. Fammi sentire bene qua l'H. Tutto il lavoro qui, E-A-O. Come on, vibrato. Almost done. Quasi finito. Bravi! Buon lavoro cantanti, continuate con questo esercizio. Mi raccomando, dividere bene i vocali, dobbiamo sentire ogni nota, un bel cambiamento di registro, ritornare con un bel vibrato alla fine, diaframma, tutto il lavoro viene da qua. Buon lavoro cantanti, ciao!